Ciao a tutti youtubatori, eccoci qua nel quarto episodio di Let's Play di Super Mario RPG. Non mi aspettavo di arrivare a 20 mi piace sull'episodio precedente, ma probabilmente ci sarà stato qualche complotto, eh? Vero Shirley? Comunque, non ho idea di cosa dici. Eravamo rimasti a Keros Tower, il primo livello del secondo mondo. Eccoci qua con Mallow, che ci dice: questa è l'entrata per i sotterranei, dove mio padre dice che c'è Belome, un coso cattivo, un coso peloso, cattivissimo, che sembra un mezzo tigre, mezzo peluche. Dobbiamo trovare la via giusta e fare attenzione a questo Belome, che incontreremo sicuramente. Saliamo. Koopa L. Siamo al Keros Tower. Qua c'è l'acqua, ci sono i sotterranei. Il primo incontro stupefacente con l'acqua. Entriamo qua sotto. Lo scopo è trovare l'uscita. Quindi dovremmo svuotare l'acqua, sì. Adesso vi faccio vedere un fantastico scontro con un pesce smack nell'acqua. Come potete vedere non c'è ancora la fisica dell'acqua e i movimenti sono gli stessi di quelli fuori dalla terra. Poi ci sono dei canali di scolo là in basso, ma probabilmente saranno turati. Noi stiamo in basso e il pesce sta in alto e ci colpisce dall'alto. Comunque, un altro. Vabbè, intanto ci alleniamo. Il martello esce fuori dall'acqua, quindi non è molto profondo. Pugnetti di Mallow! Guarda il pesce come è arrabbiato quando ci viene addosso. Dobbiamo ancora trovare l'arma di Mallow. Ci serviranno i cimbali. Non so se sarà prima pure il bastoncino di Frogo Frocios. Di cosa? Frogo Frocios. Una specie di rana. Comunque dovremmo passare di qua, se non sbaglio. Sì. Qua c'è un fantasmottino. Un bu. Facciamo vedere uno scontro contro bu. Ah, tra l'altro vi piace il mio nuovo sfondo? Ho tolto quel nero che c'era prima. Ho messo un'immagine di Mario RPG un po' più carina, per lasciare invece di lasciare queste bande nere che ci sono attorno. Comunque in descrizione vi lascio il link di tutti gli altri video let's play di Mario RPG. Scendiamo qua. Attenzione, da questi buchi escono dei topacci. Topacci. Comunque, cos'è quel coso nero lì? È una scimmia. È un moru scimmia volante morto, fantasma. Un nero morto, fantasma. Comunque, una cosa che odio più degli elefanti rosa in casa sono i topacci. E ancora di più degli elefanti in casa sono i topacci. Qua dentro troviamo un fiore. Ciao topaccio. Ah, un altro topaccio. Devi saltare. Ma è quello lì verde? Chi è? Somiglia a Bose. Bose, perché ma ha mangiato un po' troppa insalata, perché è un po' verde. Ha mangiato. Cosa fa? No, mi morde. Bose è quello che ha partecipato nel precedente video del nuovo presidente Nintendo. Ma se non l'avete visto il precedente video dove parlo del nuovo presidente, cliccate in questo link. Oppure, se state guardando su mio bike, cliccate un link qua sotto in descrizione.
Comunque abbiamo preso un Pure Water. Pure Water sono delle bombe che lanci ai nemici. Ah, qua c'è una sfida. Sto un attimo, ritorno indietro. Sì. Questo è un cofano. Sembra un cofano normale, ma un baule normale. Ma invece è un cattivo. Fate attenzioni. Vi darà un bracciale. Allora, è immune al fuoco. Quindi noi gli faremo degli attacchi tipo di salto speciali. Non fategli il fuoco perché non gli fa niente. Gli facciamo un Thunderbolt. Che neanche quello gli fa niente, neanche l'elettricità. È abbastanza potente, bisogna fare attenzione. Ma ci lascerà una bella ricompensa. Sì, una sorpresina. Una sorpresina. E a chi non piace la sorpresina? Vero? Nei bauli di Mario ci sono sempre le sorpresine. Cos'è? Nuovo. Palina di fuoco. Parla più forte. Senti, mi ha fatto innamorare di lui. Mi ha fatto il cuoricino. Comunque l'ho fatto secco lo stesso. Gli attacchi sono diventati più deboli. Allora, un flower jar che non mi ricordo cos'è. Poi andremo a vedere. E qua troviamo un true for pin. Andiamo subito sull'equip. Equip, mettiamo true for pin. È un oggetto che per impedisce la trasformazione dei vostri personaggi. Non so se è solo in fungo o altre trasformazioni. Poi vedremo. Adesso possiamo tornare indietro anche saltando così. Tattica furba, veloce. Attenti topini. No! Un altro topaccio! Da notare che i topi hanno anche i guanti di Super Mario, I topini. Sono topi di classe però, Hanno i guanti bianchi. Arancia di nuovo. Once again. Attacca di nuovo. Pugnetti di Mallo. Allungabili. Pick me up. Quello che vi fa risuscitare. No. Salta, perché non salti? Ma salto, è solo che non ho saltato il momento giusto. Vabbè, intanto ci alleniamo. Anche se Bellome non è, per ora non è un nemico potente. Dopo lo incontriamo, ve lo faccio vedere. E lo rincontreremo altre due volte forse. O solo un'altra volta, non mi ricordo. Comunque, attacca di nuovo. Sì. Cosa fai? Guarda che c'è il moro, Non ci ha dato nulla, solo un po' di moneta esperienza. Oh, finalmente ce l'hai fatta. No, aspetta. Lì. Sì, Stellina! Corri! Far fuori tutti i topini. I topacci, che topini? Topini. Topacci, dov'è il bull? L'ha nascosto. Oh. Bene, adesso vi faccio vedere, qua dovete passare, qua dove ci sono altri topacci, di nuovo, facciamo fuori. C'è il tuo amico. Comunque vi faccio vedere il Pure Water che ottenete molto spesso qua, o anche più avanti, serve per far fuori i nemici. Adesso vi faccio vedere, come mai ne è solo uno? Pure Water. Vabbè. Io lo usiamo contro un nemico. E ciao ciao nemico. Perché quando sarete più avanti, se non avrete lo ship attack, ci saranno dei nemici che non si potranno sconfiggere. Ma utilizzando il pure water li potrete sconfiggere lo stesso. Saranno degli specie di tartossi scheletri nel vascello fantasma. Ecco un pure water. Mi raccomando, tenetene qualcuno, quindi. Un altro topino. Due topacci e un moro morto. Un moro fantasma. Un
No, ho sbagliato, schiacciare il tempo giusto. Ho schiacciato il tempo sbagliato. Tiriamo in questo tubetto. Eccoci. Possiamo andare subito verso la fine, non dovrebbe esserci altro da trovare qua, dove c'è questo topaccio che io ho preso in pieno. Ci sono due boselli verdi che hanno mangiato troppa insalata. Non fanno la pancina per farti dormire. Non la fanno sempre. Cos'è, un bacino? Sì, tutte le volte me lo chiedi. No, è un morso che sembra ha uno strano suono. Sono sempre un bacino. Pura water, pura wacca. O acqua. Scendiamo qua. No, entra. Sì che entro. Allora, questo molla qua vi fa uscire fuori. Qua ci sono i buchi, ci fanno le burle. Schiacciamo questo e abbiamo drenato l'acqua. Infatti si sente una scarica. Una scarica di energia. No! Addirittura. Ma adesso ci pensa Mallo, eh. Ci pensa Mallo, li facciamo secchi subito. Shadow si chiama il moro. Mallo fa di Thunderbolt, speriamo li faccia fuori tutti. No. Scream. Che cos'è? Un bacino. Un bacino amoroso. Così ci fa la facciaccia. Ci rende più. Ma che teneri! Cuoricino. Cosa dici? Boh, non sono teneri, sono cattivi, fan paura. Sarà che. Ah, anche lui ti fa un tuono. Via! Prendiamo un mushroom, Mario. Ecco. Bene, vedi se arriva un po'. Scendiamo giù. Come vedete qua non c'è più l'acqua e ci sono i pesci fuori d'acqua. Proviamo un po' a attaccarli fuori dall'acqua. No, stanno sempre... Volano! Volano perché hanno le ali. Non hanno gli assorbenti, ma hanno le ali. Non so se qualcuno lo capisce. Mushroom! Un po' di bauli. Quello come si prende da quel tubo là? Mushroom? Come hai detto? Fantasmini. E anche i coccasmini ci sono? Ma cavolo, sto sbagliando tutti i colpi. Pugnetti di Mallo. Questa zona qua comunque è un po' rognosa, ma ce ne sono altre più rognose. Gli ha fatto una palla nera. Niente oggetti, solo monete, solo esperienza. Corri. Salva. Alva. Nessuno sa che ti chiami Alba. Eccolo il belome! Finalmente! Guardatelo, sembra immobile. Oh, questo
porta non si apre. Eccolo Bellome, come se prima non l'avessimo visto. Vabbè, comunque, là si muove. Adesso si muove. È uno snake attack, che non so che cosa sia. Bisogna stare attenti a questo Bellome, che è un bell'uomo. No, è una specie di... Cosa sembra? Cosa sembra? Sembra un cane. A me sembra un tigrotto con quattro corna, con un po' grasso. E ha sete perché ha la linguaccia. Sembra un... Bisogna stare attenti che ci mangia, eh. Un gatto. E ci starnute addosso, tra l'altro. Cos'è? È un po' di muco che ci lancia addosso. O catarro, ho sputato il catarro. O palla di pelo insieme. Qualcosa del genere. Leccata fallita. Perché non puoi leccare una nuvola. Lui è una nuvola. Mallow, mallow. Adesso facciamo un... super potere. Vediamo quanto ha di vita ancora con Psychopath. Dovrebbe averne 500 di base, se ricordo bene. Adesso abbiamo già attaccato un po' e fa 272. Non è così forte, non ha così tanta vita. Run, 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 run. Ah no, ci starnutisce addosso. 20. Un... Spaventapasseri. Quando siamo spaventapasseri possiamo soltanto usare gli attacchi speciali. Come vedete, attacco non va, oggetti non va. Quindi attacchi speciali ci rimangono. Facciamo un bel jump per non sprecare troppi punti speciali. Pugnetti che fanno sono 16. No, se lo mangia. Adesso ce lo mangia? No, è affamato. Se lo mangia. Rimaniamo con Mallo, Mario. Lecca uno spaventapasseri. Eccolo, è tornato. Sarà pieno di bave. Una nuvola piena di bave, ti immagini? Di un Bellome. Facciamo un Thunderbolt. Fa una salsa, si chiama salsa del sonno, sleep sauce, e ci ha fatto ritornare come prima quel catarro lì che ha fatto. Prendiamo, ma come penso che sia quasi al limite, eh? Dovrebbe mancare poco, ma la sua vita non si vede, vero? Vuoi uccidermi? È scomparso. Ma non l'abbiamo fatto fuori, perché lo rincontreremo. Cosa guadagniamo? 15 esperienza, 40 monetine. E saliamo di livello. Livello 7. Cosa gli aumentiamo? Allora, attacco, vita, magia. Aumentiamogli un po' la magia. Mallo, livello 7. Gli aumentiamo vita, magia, attacco normale. Mettiamogli la vita. Tanto adesso dovremmo trovare più avanti un oggetto per Mallo. La vita. Cosa sta per uscire? Cosa c'è di qua? Mi sa che sta arrivando un po' di acqua. Ah! Aiuto, 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 aiuto! Schiaccia, basta, si balza! I pantaloni di Mallo sembrano quelli di Obelix. Cos'è, un fiume? Sì, una specie di fiume. E noi dobbiamo cercare di... Ecco, qua c'è un toddino che ci spiega come funziona. Ma noi lo sappiamo già. Ci spostiamo... Con B nuotiamo un po'.
Vi consiglio di prendere quelle verdi che valgono molto. Poi possiamo entrare dentro delle ciabatte, io le chiamo ciabatte perché da piccolo le chiamavo così, che sono queste cose qua, e vi fa entrare in questi piccoli percorsi che potremmo trovare qualcosa oppure nulla. Sono animati da ecco, nulla abbiamo trovato qua. E vi trasporta da un'altra parte. E magari potremmo anche perderci qualcosa, eh? No, non abbiamo perso niente, vedi. Di qua a sinistra troviamo un'altra frocio coin, quelle verdi. Entriamo o non entriamo? Entriamo o non entriamo qua? Entriamo? Entriamo. Ok. C'è un ladro lì. Speriamo non ci derubi qualcosa. Quello là col sacchetto. E cosa può derubarti, monetine? Ah, mi sa che prenderemo il fiorellino, sai? Ce lo porterà. Te l'ha passato al pesce smack? C'è il forchettaio, il forchettone, il cuoco. Ma cosa può rubarti? Monetine, vite? Sì, monetine in genere, penso. Ho preso... Poi? Mi sembra il rumore di una TV vecchia, che non ha più segnale. È vero? Sì, un po'. Fare l'effetto dell'acqua. Questo secondo minigioco dovremmo saltare sui barili. No, grazie, lo sappiamo già. Da un barile all'altro saltiamo così. Tan. Però dovremmo. Ah, se ci scontriamo ci spostiamo, vedete? E quindi dovete fare attenzione alle ombre. Fortuna non ci siamo persi il frog coin. No, ci dobbiamo spostare, va bene. Qua ci spostiamo, prendiamo le monetine. Va bene. Va sempre più veloce, eh? Sì, sempre più veloce. Comunque sono dei giochi che si possono poi ripetere pagando. Pagando? Sì, pagando monete del gioco. Veloce, veloce. Ah, qua non ci sono più four coin, solo monete, vabbè. Semplice, eh? Questo. Eccoci alla fine, finalmente. Siamo finiti in testa a questo Todd. Allora abbiamo ricevuto 26 monete, non molto. E quante four coin? Una four coin. Una con coin. A first time bonus give una. Ah, ci dà una four coin per 60 monete che prendiamo. Ma noi non ne abbiamo prese 60 monete. Dice che ci può tornare. Possiamo tornare quando vogliamo. Cosa ci ha dato? Ho letto bene o ho letto shell? Ecco, Knock Knock Shield, è una nuova arma per Mario. Ma per Mallow ancora niente? C'è niente. È un guscio di Koopa. Proviamolo. Aspetta, quanti minuti di gioco, di registrazione siamo arrivati? Comunque intanto adesso salviamo. Midas River. Midas River per poter fare i minigiochi. E qua siamo arrivati a Todd Pool Pond, dove c'è Frogofrucius. Ma se volete continuare il nostro Let's Play con Super Mario RPG, dovremo ricevere altrettanti 20, anzi facciamo 25 mi piace questa volta. Dico, mamma mia, che differenza. 25, per 25. Grazie per la visualizzazione. E ci vediamo nel prossimo video. Let's play! Se ci sarà. Se ci sarà. Iscriviti! Iscriviti ora se non l'hai già fatto! Subscribe! Subscribe now!